L'ambiente di progettazione permette di progettare l'intera planimetria e di inserire gli elementi dei vari cataloghi collegandoli tra di loro. Per ottimizzare il lavoro ed essere più veloci nella progettazione, vediamo l'utilizzo migliore del mouse e dei comandi rapidi della tastiera. Lo scroll della rotella centrale del mouse permette di zoomare la composizione. La posizione del puntatore indicherà dove verrà eseguito lo zoom. Lo 0 del tastierino numerico invece seleziona la prima parete, chiamata parete 1. Premendolo ripetutamente sarà possibile spostare la vista tra le tre posizioni prestabilite: frontale, da sinistra, da destra. I tasti 7 e 9 del tastierino numerico permetteranno di spostarsi nelle altre pareti in senso orario oppure antiorario. Una volta selezionata la parete, la pressione del tasto 0 sposterà la vista in una delle tre posizioni standard. Premendo il punto del tastierino numerico e della tastiera, la vista verrà riportata automaticamente in pianta. È inoltre possibile andare in pianta utilizzando il mouse e cliccando l'icona della pianta nella trackball in basso allo schermo. La selezione delle pareti si può effettuare anche tramite il mouse. Cliccandola, la si seleziona. Se ci si trova in pianta, è possibile selezionare le pareti semplicemente posizionandovi sopra il cursore del mouse. Ogni parete è divisa da tre tacche, uno al centro e due agli estremi. Cliccando sulla tacca corrispondente, la vista verrà posizionata in una delle tre viste prestabilite: frontale, da sinistra e da destra. È possibile selezionare la vista di una parete selezionata utilizzando la trackball nella parte inferiore dello schermo. Il passaggio dalla prospettiva alla sonometria e viceversa è attivabile dall'apposito comando sulla trackball. Il tasto rapido da tastiera è la lettera P. Per effettuare uno spostamento e una rotazione liberamente, si dovrà posizionare il mouse all'interno del semicerchio che appare nella trackball. Tenendo premuta la rotellina centrale del mouse e muovendolo, sarà possibile ruotare liberamente la vista. Tenendo premuta la rotella centrale del mouse al di fuori del semicerchio, si effettuerà la traslazione della vista, il pan. L'utilizzo combinato della pressione della rotella centrale del mouse all'interno e all'esterno del semicerchio della trackball e lo scroll per fare gli zoom permetterà di posizionare la vista in un punto qualsiasi del disegno.
Il consiglio è quello di posizionare la vista 3D in una posizione consona per l'inserimento degli articoli, in modo tale da facilitare il loro posizionamento e aggancio. Per chi dispone di un monitor che supporta il tocco delle dita, touchscreen, le operazioni di rotazione e traslazione della vista si effettuano allo stesso modo, utilizzando il dito al posto del mouse. Per zoomare la composizione si dovrà posizionare il dito nella parte di destra del video, nell'apposito punto. Quando la vista viene ruotata, i muri che stanno davanti alla camera vengono nascosti. Questo viene gestito in maniera automatica per permettere di progettare con più facilità. Nel menu delle viste è possibile cliccare su Imposta vista e togliere il flag da Nascondi muri in automatico. Infine, la combinazione di tasti CTRL punto disattiva la griglia sul pavimento.